E buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video con Nova Electric Studios. Allora, un mio amico mi ha chiesto tramite WhatsApp praticamente se portavo un video nuovo, siccome se porto Pokémon Go, mi ha chiesto di portare quelli per Game Boy, per il 3D e così. Quindi gli ho chiesto cosa voleva e mi ha chiesto se gli portavo Pokémon Sole e Luna. Allora, dopo un po' di ricerche sono riuscito a trovarlo. Quindi oggi iniziamo la nostra avventura. Questo professor Kukui che ci sta chiamando da Alola. Scusate la voce, ma sono un po' bloccato di gola. Neanche capace di usare la videocamera. Perfetto. Storta, senza messa a fuoco. Fantastico. Ok. Quindi lui dice aspettare un secondo. Intanto sistemi, vado a prendermi da bere. Praticamente ci dice, ci spiega che è in mezzo all'oceano, quindi siamo isolati dal resto del mondo, in un'isola sperduta e... boh. Non so neanche io cosa faremo. Quindi ci spiega cos'è Pokémon e tutte queste cose varie che ci dicono tutti, ma io avendo già sconfitto 4 leghe per 5-6 volte, so già cos'è, come funziona. Quindi taglia corto e fammi iniziare la mia avventura. Questa è la nostra madre che si alza ovviamente presto la mattina e va a guardare le stelle, cioè di notte, con il gatto e sì. Miau miau, viene su a svegliarmi, non capisco perché devono svegliarmi di notte, che io voglio dormire, io di notte dormo. Non ci sono neanche le lancette sull'orologio. Tristezza sto posto, ma è una roba tristissima. Lo vedo all'incontrario. Ok, ora lo vedo in piedi. Ah, dormiamo con i vestiti con le scarpe. Quindi, senza perdersi di corsa, andiamo e scendiamo. Iniziamo la nostra avventura, quindi cosa succederà? Beh, andiamo a scoprirlo. Ah, tutto qua? Ho fatto una dormita. Eh sì, E se mi lasciavi dormire anche un po' di più, ti sarei stato grato. Rottura. Sì, certo, non vedo l'ora. Se stavo in letto era anche meglio. Sì, quindi va bene, brava. Busciano alla porta. Ah no, beh, siamo evoluti, abbiamo i campanelli. E c'è questo professor Kukui che rompe i cucuiones e dobbiamo andare a vedere, quindi andiamo ad aprirgli. Scusami, cioè ti... Qua mentre tu suoni il campanello, poi entri in casa così, buongiorno, così entri dentro e chi se ne frega neanche ti fa, vabbè, cioè, neanche fossimo boh, su un'isola deserta, che non esiste la casa, entri dentro, va bene. Comunque, ci chiede com'è andato. Il viaggio è andato uno schifo perché c'erano turbolenze, c'era nuvolo, quindi era uno schifo. La padrona di casa in realtà sarei io, vabbè. Che poi me ne vado via per chilometri, anni, anni luce, ma vabbè. Quindi, sì. Chi
Chi se ne dimentica le lotte con i capi di palestra? Nessuno. Io soprattutto. Quindi, pam, parapam, pam, pam, al villaggio si è, eh sì, se vieni a rompermi a mezzanotte, di notte, solo per dire di farti una passeggiata. Un po', cos'è? Non lo conosco. Ah sì, no, non pensavo. Cioè, sono dei leggendari accanto, ma... Vabbè. Facciamo i finti tonti, cos'è? Tutte le domande lì. Ma è meraviglioso, ne ho già, eh. Non so se te ne sei mai accorta che ho viaggiato per anni in giro per il mondo a prenderle, ma va bene. Ok, ci dice di andare a vestirci, anche se siamo già vestiti, cerchiamo il cappello e la borsa. Quindi, di corsa, cappello e borsa, cavati fuori dai capasisi. E si va all'inizio dell'avventura. Qua c'erano degli scatoloni. Qua dentro ci sarà qualcosa? Apriamo lo scatolone con le mani sulle ginocchia. Telepatia. Belle scarpe. Zainetto. Magliettina da marinaio e berretto. Ora vestiti da gondolieri. Iniziamo la nostra avventura. Yeah! Così io posso prendere tutti i leggendari. Ok, siamo arrivati a questa fantomatica, questa mitica, questa stranissima cittadina formata da due case in croce, tre case. E questo è il villaggio di Lili. Bello, bellissimo. E qui c'è un monte che sembra un mucchio di muschio e c'è Tapuco che è il protettore di Mele Mele, che è quest'isola, credo che sia Mele Mele. Poi non so se c'è anche Pere Pere e Mara Maragnao Maragnao, Mele Mele, Pere Pere e Maragnao, Coco Bello. Comunque non c'è nessuno, ovviamente, perché sono tutti a dormire, no? Ah, c'è un paio di persone là in fondo, ma vabbè, fa stesso. Da quelle parti c'è un tempio, va bene. E ovviamente siamo noi dobbiamo andare. Cioè, è troppa fatica? Pigli il telefono e lo chiami. Ah, no. Siamo su un'isola deserta. Qui non piglia il campo. Peccato. Va bene. Comunque, fatemi fare prima una modifica. Ok, ho modificato la velocità del testo perché sennò è veramente una cosa veramente lenta e non finiamo più. Bastava che facevi quelle quattro scale, quattro scalini, uno, due, tre, quattro. Chi è questa? La tipa con una borsa satanata si muove da sola. E corriamogli dietro. Tan 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 notare quanto ci abbiamo messo noi per arrivare lì e lei quanto ci ha messo per arrivare in cima al monte. Cioè, in 5 secondi ha fatto tutta questa strada, ma neanche se corri. Neanche se corri a fare tutta sta strada. Cosa? Cioè, sta andando a piedi? No.
Corri! C'è vento, ovviamente, si tiene il cappello, no? Ok, allora, c'è quel battufolo di cotone alla liquirizia, alla fragola viola e ci sono tre Spiro che si scaraventa su di lui e dice: il gelato che è buono, ci mangiamo un po' di zucchero filato e del gelato. Gelato con zucchero filato. Lo sapevo. Finiremo sfracellati sulle rocce che ci sono sotto. Ma che? Tre nanosecondi li ha polverizzati. Ma che cavolo? Cioè. Ok. Questo qui è fighissimo. Questo qua dobbiamo prenderlo. Non so cosa sia, credo che sia un leggendario, però sarà nostro. Faccia da batuffolo lì. Cioè, come abbiamo visto l'apparizione della Madonna. Noi probabilmente ci stiamo chiedendo che cosa è successo, chi è questo tipo e cosa ci facciamo qua. E soprattutto perché ci siamo trasferiti qua quando stavamo bene là accanto, probabilmente, no? Probabilmente ci stava bene là. Eravamo campioni del mondo, salvatori del mondo, abbiamo sconfitto chiunque, nessuno si fermerà più. Arriviamo in quest'isola, la nostra vita viene stravolta da una tipa che ci chiede di salvare un batuffolo e rischiamo di morire. E nemmeno ci chiede come stiamo. Che figlia di un albero. Ci sono delle stelle che salgono dalla terra. È una pietra, ok. Ah, grazie, cioè. Guardiamo prima la pietra, no? Gli chiediamo se è la tipa che dovevamo cercare e ci dice di no. Ok. C'è tutta questa roba inutilmente, potevi anche morire tu. Sgancia la pietra. Mette la pietra, tipo così, tipo questo è il telefono, metto il telefono, rimane qua sospeso nel vuoto, no? Sospeso nel vuoto, poi arrivo io e lo prendo ovviamente. Spegniti. Pazzesco, vabbè. Non parlerò a nessuno. Appena arrivo in paese, lo dirò a tutti. In quattro, sono in quattro, cioè ci siamo solo noi, lei chissà da dove è spuntata, il professore lì, cioè non c'è nessuno, ma vabbè, e se ne va via. Sì, dica, e va bene, dobbiamo accompagnarla fino in piazza. Io chi è sto tipo? Mica, i piedi che sono delle torri, cioè, sono altissimi. Cos'è? Un mammut. O una balena. Probabile è una balena. È un whalemer. Ho trovato un whalemer selvatico. Noi non dobbiamo dire niente a nessuno e lei ovviamente lo racconta a tutti. Ti tiro la pietra sul collo, te la spacco in testa quella pietra che mi hai dato. Li tramortisco e li lascio sotto il ponte, li lascio. Vabbè, questa parte la saltiamo perché è una gran rottura di balle, eh?
Ok, finalmente ci siamo. Oh, possiamo iniziare la nostra avventura, quindi. Tan, tananana, con grazia vengono giù. Quindi, vediamo chi abbiamo qui. Abbiamo un tipo erba, un tipo fuoco e un tipo acqua. Ma che strano, sono sempre così. Però, abbiamo. Quello centrale dovrebbe essere Litten, questo è Rowlet, che è il tipo erba, vedete, ha le puntine verdi, ha due foglie, quindi tipo erba. Poi abbiamo Litten, che è un bel micetto molto grazioso, di tipo fuoco, veramente adorabile. Probabilmente sceglierò quello, anzi, ho scelto questo, punto e fine. Poi abbiamo una foca. Corning Stone. Va bene, sentiamo le presentazioni e dammi questo benedetto Pacman. Che guardi, vecchio? Quale vuoi avere al tuo fianco secondo te? Ti prendo il micio, no? Vuoi scegliere il tipo fuoco? No, voglio scegliere il tipo fulmine. Dammi un leggendario, vecchio. Micetto, vieni qua che ti sparo in fronte. Si direbbe che, però, si direbbe proprio che il destino abbia fatto incrociare le vostre strade. È certo. Cosa, dobbiamo fare una lotta contro tra noi due? Ci dobbiamo pigliare a sberle? Sì? No? Sì? Ah, deve scegliere, va bene. Su, micetto! Micetto bello, vieni qua. Vieni che ti do del pesce. Vuoi del tonno, del salmone, su? Che faccio a sberle? Su, vieni qua, fu, fu, fu. No, non vuole venire. E che fai, sì? Dai, ti do un pesce. Vedi, per il pesce viene. Solo per il pesce. No. Cioè, lo sollevo con dolcezza e lo sbatto a terra tirandogli una craniata forte. Lo scaravento a terra. Beh, comunque questo gattino è veramente carino. Avere voglia come rimpatriate in famiglia, ovviamente, no? Ci troviamo tutti attorno. Se mi offrite da bere è anche meglio. Ci chiede se gli diamo un soprannome, ma certo che no, che non gli diamo un soprannome. Che è, sei matto? Qui nessun Pokémon avrà i soprannomi. Casi eccezionali. Là ci sono i tre tipi che parlano. Qua c'è Batuffolo e speriamo che scoppi in fretta. Sì, in piena regola, te l'ho detto già mille volte che sono già allenatore, vincitore di 2000 leghe sotto i mari e sopra. Otteniamo un Pokédex di alta tecnologia, ma va, ne ho altri 4 a casa. Sì, è stato registrato, lo so già, e ci dà anche un passaporto. Ah, facciamo le robe serie però, proprio passaporto, carta d'identità e tutto. Mi dai anche la patente? Così posso guidare il jet privato? Ok. Quindi, abbiamo ottenuto il nostro primo Pokémon, che è Littleo. Boh, vabbè. Comunque,
Per questo episodio è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare commenti, quindi commentare, iscrivervi, condividere a tutti i vostri amici e vi lascio un saluto da te. Ciao!